Buongiorno a tutti. Allora, sto mezzo preparata, mezzo no. Sto con il pigiama, sto con la vestaglia perché è da un po' che volevo girare un video su una mia riflessione, una critica su YouTube. È strano perché da che è iniziato il 2018 tutti i miei video riflessione sono critiche per YouTube, su YouTube, cioè per delle YouTuber. Però non trovo mai veramente il tempo di fare questo video. Ci provo, ci penso, magari mi dico, ecco, adesso vado a casa, faccio il video, ma poi ho altre mille cose da fare, non lo faccio. Allora ho pensato, lo faccio adesso mentre mi preparo la colazione, mentre faccio colazione e dico il mio pensiero. Che riguarda un comportamento che noto nelle YouTuber, io parlo di YouTuber al femminile e di quelle italiane che seguo, ma credo che sia un po' comune, che raggiunto un certo livello di notorietà, ma anche qui apro parentesi perché la mia idea, no, di notorietà, comunque di fama sui social. Assumono un atteggiamento, direi quasi fastidioso, di finta amicizia, di finto sentimento nei confronti dei loro follower. E quindi volevo, diciamo, un po' dire quello che sono le mie impressioni a voi che mi seguite, comunque che guarderete questo video. Allora, intanto inizio a preparare la mia colazione. Intanto che mi si prepara il latte, volevo parlare un po' del mio concetto di notorietà sui social, quindi su YouTube, su Instagram. Secondo me è una notorietà, una fama che arriva in fretta, perché i social sono mode e quindi la fama arriva in base a quello che magari in quel momento alla gente piace di più, magari che tu fai. E quindi ti seguono. Però è un qualcosa che spesso non è legato a un talento, a qualcosa comunque di particolare che si fa, ma magari alla simpatia, comunque a un atteggiamento personale o qualcosa del genere. E quindi, così come arriva così in fretta e non è legato molto spesso a vere appunto qualità, capacità, può comunque così in fretta anche finire, perché basta che fai qualcosa di sbagliato o magari basta che esce fuori qualcosa di nuovo che tu non fai e la gente non ti segue più. Quindi parlare di amicizia, di famiglia addirittura, perché c'è qualche YouTuber che definisce i propri follower la sua famiglia. Secondo me è veramente esagerato perché si toglie proprio valore a queste parole, perché di amici ce ne sono veramente pochi e sono in carne ed ossa. La famiglia poi è proprio un'altra cosa, quindi secondo me si sta veramente esagerando. La mia colazione è veramente molto molto semplice perché è cappuccino e biscotti. Io in questo momento sto mangiando questi biscottini, ora me ne prendo uno che non sia rotto, che li compro nel mio famoso sito di biscotti bio, di cui ho fatto anche il video e ve lo linko qui nella info. Oh, oddio, vabbè. Nella annotazione, insomma, qui accanto, c'è un sito che vende appunto tutte queste cose vegane. Buonissime, e questi sono fatti con il caffè d'orzo e ci vado matta, mi piacciono tantissimo, anche se non hanno tutto questo gran sapore. E quindi, insomma, ecco, dicevo, noto che poi, no, a un certo punto questi YouTuber iniziano ad avere proprio un atteggiamento che secondo me è molto furbetto, di attaccamento a questi loro seguaci.
considerando poi che hanno però un atteggiamento completamente opposto, cattivo nei confronti di chi non le segue e magari lascia qualche commento, non dico proprio di odio, non parlo proprio degli hater, quelli che magari insultano e basta, quindi va bene, vanno accantonati, ma che eliminano proprio commenti anche di critiche normalissime a video che magari fanno, e quindi hanno questo atteggiamento di selezione, no? Un po' anche dei commenti, e quindi già questo non va bene, perché tu dovresti comunque lasciare spazio a ogni opinione nei tuoi confronti, e non sempre lo fanno. Ma poi li vedi proprio che spesso hanno questo atteggiamento finto di legame, no? Con questi seguaci, e quindi sembra che se non accendono la videocamera, se non ci fanno vedere quello che fanno, non riescono praticamente a vivere, perché sembra che noi gli diamo la forza per fare mille cose, per fare cose di cui magari hanno paura, ma grazie a noi che le seguiamo, grazie alla videocamera che ci mette in contatto, riescono a fare le cose che non hanno mai fatto, e ci ringraziano perché gli stiamo vicino magari nei momenti più difficili, che ci fanno vedere sempre tramite la videocamera. E questo è atteggiamento furbetto, perché si parla comunque di persone che fanno video su YouTube per mestiere, quindi noi siamo il loro pubblico e quindi siamo quelli che gli danno da mangiare, così come i miei clienti sono quelli che mi pagano lo stipendio a fine mese e io che faccio appunto il lavoro al pubblico. Per cui il loro atteggiamento è molto simile a quello che ho io nei confronti dei miei clienti, cioè tendo a avere pazienza, comunque a sopportarli e a non cacciarli via, no? Perché altrimenti lo stipendio chi me lo paga, no? Quindi io non trovo proprio differenza tra il loro lavoro e il mio. Quindi questo atteggiamento che hanno non è altro che un tenersi stretti i propri clienti, e comunque questo le rende veramente poco spontanee, perché tu puoi magari fare in questo modo e accaparrarti i magari più giovani, che tendono comunque magari di più ad affezionarsi, no? A personaggi che vedono su uno schermo. E infatti molto spesso gli youtuber tendono proprio a fare video anche abbastanza infantili, diciamo, proprio perché hanno questo pubblico. Però il problema è che poi questo pubblico, che oggi è adolescente, comunque ragazzino, cresce, cambierà quindi i propri gusti. Anche tu crescerai youtuber e diventerai un po' più vecchio, no? Per cui magari chi ti segue oggi poi non ti seguirà più, e tu dovrai trovare un nuovo pubblico, magari molto più facile con i ragazzini, ma ormai sei vecchio, non puoi metterti a fare video da ragazzini, insomma. E come vi dico, secondo me il successo sui social è veramente instabile, e poi mi fanno sorridere, no? Perché devono assolutamente fare video, e quindi tutte si riducono praticamente a riempire i loro canali di video haul, perché il video haul quindi è quello più semplice da fare: esci, compri qualcosa e lo fai vedere. Quindi quando ci dicono ho tante idee in mente, ho tanti video in mente, perché appunto grazie a voi, insomma, mi fate venire voglia di fare video, voglio condividere le mie cose con voi, e poi vedete che fanno tanti solo video haul inutili. Trovo assurdo quando vedo titoli tipo ho speso cifre enormi in negozi super low cost, quindi ho comprato tantissima roba, poi non ci fai nulla. Cioè, non lo so, a me veramente hanno veramente stancato, perché vedo che fanno tutte così, e sinceramente a me sentirmi un po', diciamo,
lusingare, farmi sentire importante, come se la mia presenza chissà che cosa contasse nella loro vita, non mi piace e la trovo finta. E quindi questo è un po' il mio pensiero su YouTube di questi giorni. E non mi piace. Infatti molto spesso io non guardo più video. Di solito li guardo sempre nella pausa pranzo, no? Quando torno dal lavoro, mi rilasso, pranzo e guardo qualche video. Ultimamente non li guardo più. O se mi capita, cerco qualche canale magari nuovo, di qualche ragazza nuova. Perché veramente quelli che seguivo mi stanno stancando, perché non fanno video per me interessanti. E quindi io penso che come me la pensino altre persone, e quindi mi sta un po' stancando tutto. Infatti magari mi sto dedicando ad altro nella pausa pranzo, comunque nel tempo libero. Sto traducendo un libro in inglese che è digitale, e io lo traduco in italiano in forma cartacea, perché per me i libri devono essere cartacei. E quindi niente, passo il tempo facendo qualcosa magari di più costruttivo che guardare un video di acquisti, che tanto a me non serve nulla, le cose che comprano anche a loro non servono a nulla, e quindi niente. Grazie per aver fatto colazione insieme a me. Non avevo altro modo di fare questo video, perché veramente lo volevo fare ma non ho mai tempo, e quindi ho pensato di farlo in queste condizioni e così. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo. Vi ricordo che sotto trovate i link per i miei social, soprattutto Instagram, seguitemi lì, e alla prossima, ciao.